Iniziamo questo momento dedicato al poverello d'Assisi con la benedizione di questo segno posto fra la chiesa a lui dedicata e lo scoglio che secondo la tradizione gli servì da pulpito per la predicazione ai pesci. Facciamo questo gesto che ci introduce e ci aiuta ancora meglio ad andare incontro alla celebrazione del Natale verso eh, il quale Francesco nutriva una particolare predilezione, come tutti ben sappiamo, perché nel Natale contemplava la divina umanità del Figlio di Dio. E allora mettendoci alla sua scuola, anche noi vogliamo, nel guardare la bellezza di questo luogo, elevare il nostro cuore a Dio e rivolgere anche il nostro pensiero a tutti i fratelli e le sorelle che sono nelle condizioni di sofferenza, di dolore, che sono eh, i prediletti di Dio, che sono gli amati del Signore, tra i quali Egli è venuto, perché ricordiamo che non c'era posto per loro nell'albergo, cioè Gesù è voluto, ha voluto nascere fuori dai grandi centri, fuori... Eh, Dice il Papa nelle periferie dell'esistenza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E su questo segno discenda la benedizione di Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. San Francesco prega per noi. Buonasera a tutti. Con eh, questo momento, prima di preghiera, ora di inaugurazione di questo Uh, splendido manufatto, continuano i momenti di inizio del nostro Natale delle Meraviglie. L'obiettivo nostro è quello di unire alla preghiera anche momenti di serenità, di allegria, cercando insomma, di affrontare le festività della natizia in maniera giusta, quello di ricreare momenti di tranquillità e di felicità nelle nostre famiglie. Questo è il nostro obiettivo principale. E questi momenti di preghiere simbolici come questo così importanti certamente aiutano a eh, re recuperare momenti di tranquillità e di serenità sia nella preghiera e sia nel rapporto con i nostri cari con la nostra famiglia con i nostri amici quindi voglio ringraziare don carlo voglio ringraziare eh, l'associazione spirito francescana per questa iniziativa unica particolare io credo molto importante che continua il percorso di avvicinamento, di far conoscere questo splendido nostro scoglio e questo momento importante per la nostra città. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutti voi per, essere, per aver partecipato e colgo l'accusa naturalmente per augurarvi uno splendido mese di dicembre che ci porti alla festività della natalizia nelle maniere migliori che noi tutti speriamo. Grazie. Buonasera, il sindaco è stato già esaustivo, posso solo aggiungere in questa che è una delle cartoline più belle della nostra città, stasera c'è un'atmosfera veramente magica, si arricchisce questa splendida cartolina di un elemento naturale, non naturale, ma voluto fortemente dal Comitato per le celebrazioni della presenza di San Francesco d'Assisi nella nostra città e dell'incontro con San Daniele Fasanella, di questa opera voluta dal Comitato nella quale io mi onoro di partecipare eh, a nome dell'amministrazione comunale su delega del sindaco Coppola si addicchisce un elemento in più in quello che è un percorso che, virtuoso che il comitato eh, di cui fa parte ovviamente l'associazione Spirito Francescano eh, si, eh, si sta adoperando eh, già da tempo, già dal, dall'inizio dell'anno e da poco trascorso il mese di settembre che ha visto la presenza di un quadro importante nel castello di Agropoli e eh, si inserisce questo questo in un contesto meraviglioso della nostra, della natura, che ci ha donato la natura che dobbiamo impegnarci a preservare. Ringrazio ovviamente il vulcanico eh, che è alla mia sinistra, qui Germano, per questa meravigliosa idea e prosegue questo percorso dicevo poc'anzi in quelle che sono le celebrazioni e sono sicuro che nel proseguo ancora tante altre attività saranno poste in essere colgo l'occasione come atteste fatto anche il sindaco Coppola per augurare a tutti voi un felicissimo Natale e un 2020 ricco di eh, tanta gioia grazie Buonasera e benvenuti a tutti. Grazie di essere in questo luogo stupendo. E io voglio brevemente eh, tracciare delle riflessioni, non molto lunghe, e poi del, dei ringraziamenti di Rito. Voglio ricordare la singolarità della coincidenza della visita di Papa Francesco a Greccio e della nostra iniziativa. Perché Papa Francesco a ha voluto dare omaggio, fare omaggio a Francesco, a Grigio, e all'inizio di quello che fu il percorso del presepe vivente. E questo ci fa orgoglio e ci rende eh, felici, perché abbiamo, possiamo dire con umiltà, eh, fatto quello che ha fatto il, il Papa Francesco a Detto questo, voglio ricordare brevemente perché siamo qui. Noi siamo un'associazione che è nata nel 2013 e ha eh, creduto che la cosiddetta leggenda di San Francisco non fosse una leggenda. E abbiamo avuto tempo e modo di trovare documenti eh, con l'aiuto molto serio del nostro studioso Capano che ci fanno dire che è tradizione, non più leggenda. Ma comunque il nostro percorso va avanti. Io voglio ringraziare i tanti concittadini della nostra città che negli ultimi tempi ci fanno sentire mh, la loro vicinanza, perché nel lontano 2013 c'era tanta freddezza intorno a noi. Adesso più passano i giorni e più si, ci incoraggiano ad andare avanti. E questo ci gratifica e ci conforta nel percorso che stiamo facendo. Voglio ringraziare... Eh, doveroso perché oggi è una giornata particolare per la cristianità e i padri francescani sono tutti impegnati nelle loro celebrazioni. Comunque ci hanno fatto arrivare i loro saluti, eh, principalmente il ministro provinciale salernitano Giuseppe Andiorio e anche il ministro provinciale della Calabria che già è venuta nel nostro paese quando abbiamo fatto la mostra sul quadro Miracolo di San Francesco d'Agropoli. Un ulteriore ringraziamento ci è venuto dalla Proloco di Greccio, che noi abbiamo contattato qualche tempo fa, gli abbiamo comunicato anche di questa iniziativa e ci hanno ha fatto, fatto pervenire i loro sinceri auguri per questa iniziativa, e per quello che faremo in seguito, anche in virtù delle collaborazioni che vorremmo attivare con Greccio. Non voglio dilungarmi, ma è doveroso ringraziare quelli che hanno partecipato a questa nostra realizzazione. Il sindaco Coppola con il loro contributo, il presidente del parco Tommaso Pellegrino e i tanti sponsor senza i quali difficilmente questa iniziativa sarebbe iniziata. E poi voglio ringraziare per come ultima... Uh, come ultimo dato la ditta che ha curato l'illuminazione interna della, del, della luce di francesco la DR di agropoli con la direzione artistica posso dire del maestro delle luci Ciro Ruggiero devo solo ringraziare il titolare della struttura Resort San Francisco che ha dato la sua autorizzazione a nell'area di sua proprietà a installare questa nostra installazione vi ringrazio di nuovo e grazie di cuore a tutti voi che siete intervenuti a questa iniziativa passo la parola a dottor Capano che vi introdurrà brevemente perché i nostri tempi sono contingentati eh, per, che vi parlerà del, dell'incontro di San Francisco ad Agropoli con San Daniele questa è un'altra iniziativa che è inserita nel nostro programma che abbiamo presentato all'amministrazione che quanto prima svilupperemo e faremo sempre su quest'area. Grazie. Nel 1219 Daniele Fasanella, nativo di Belvedere Marittimo, saputo della presenza di San Francesco ad Agropoli lo raggiunge lo ascolta mentre predica e diventa anche egli un francescano. Da allora sarà inviato da San Francesco eh, presso eh, conventi appunto, della Calabria, Corigliano ad esempio, eh, per il noviziato e man mano ascende tutti i gradi eh, della gerarchia appunto, monastica fino a diventare eh, ministro provinciale in Calabria. Ed è importante anche appunto, questa sua missione, eh, questa sua eh, fede eh, nel francescanesimo e in ciò che Francesco appunto eh, predicava, tanto da eh, suggerirgli, nonostante i rischi a cui andava incontro, la missione nel Marocco e a Ceuta nel 1227, un anno dopo la morte di San Francesco, lui subirà il martirio insieme ad altri sei confratelli. Importante l'incontro con San Francesco anche perché, ecco, vedete, miracolosamente si vuol dire si accende la, la sfera, che in fondo ecco, eh, rappresenta ciò che Francesco ha dimostrato a tutto il mondo a 360 gradi. E lui che ha organizzato come abile regista il presepe di Greccio. E lo univa anche questo dato eh, a San Daniele Fasanella, che io ho incontrato presentando un libro eh, nel 2012 del principe Rosalbino Fasanella, grande devoto eh, di San Daniele, perché chi ha visitato appunto la sua casa a belvedere eh, ha notato che questa casa sorge all'esterno di una grotta. Una grotta che è la dimensione della grande spiritualità. E a Greccio lo stesso San Francesco conosceva la grotta. Dove impiantò appunto il suo presepe? Presepe significa mangiatoia. Per questo, noi abbiamo voluto riprodurre la prima versione appunto del presepe, tra virgolette, voluto da San Francesco, privo del bambinello, privo della famiglia, ma con degli animali, secondo versioni appunto eh, in qualche modo non ufficiali, ma che lui introdusse per eh, l'amore che aveva verso il creato, verso gli stessi animali. Quindi qui abbiamo una grande dimensione che speriamo, e come volle appunto San Francesco che tra l'altro aveva grande fede e eh, venerava l'Immacolata perché l'Immacolata senza appunto il peccato originale aveva fatto ecco, scendere sulla terra nelle vesti di un bambino eh, Dio come Cristo che nella sua fragilità umana, che grazie al fatto che ebbe il sacrificio riscattò l'umanità intera. Per cui abbiamo la possibilità tutti di redimerci nell'amore verso il creato, nel rispetto fra noi, al di là di ogni steccato che sia di ideologia e di fede, come Ben ha saputo dimostrare il nostro Papa Francesco che è stato in Marocco eh, proprio per conciliare le varie fedi ricordando il viaggio in Egitto durante la crociata appunto proprio di San Francesco. Quindi eh, cerchiamo di vivere secondo i suoi dettati. Bene. Una comunicazione di servizio, voglio ricordare che questa struttura rimarrà fino al 31 gennaio oppure se ci sarà consentito anche più avanti nel tempo. Saluti e grazie di nuovo.